Ciao a tutti ragazzi, ciao, salve, sono sempre Santo Silvere, siamo finalmente al 20° cifra tonda episodio di Assassin's Creed Odyssey da Randy Cassandra. L'altro video vi ho detto, mi sembra, avremo 21esimo, in realtà avevo sbagliato a calcolare, ho fatto il calcolo, ho fatto tutte quante le didascalie. In questo momento sto caricando sia il 18° che il 17° episodio di Assassin's Creed Odyssey Randy Cassandra. Come vedete ci stiamo muovendo con Dimante sulle spalle, abbiamo stordito con un pugno in faccia, lo stiamo portando da Ippocrate, quindi c'era ancora un po' di strada da fare, mannaggia me, come vedete, però ho ripreso esattamente dal punto in cui avevamo smesso, nonostante il fatto che è venuta sera, c'è questo bel cielo stellato sopra di noi, e che dire, stiamo avanzando ragazzi, avanziamo. Mezz'oretta per noi di tempo insieme di episodio e vediamo che accade. Poi dopo questa scena vi spiegherò cosa accadeva se aspettavate che lui curasse appunto il tizio, che Dimante curasse il soldato della fortezza. Ora vediamo che accade. Male, ma ancora speranza. Hai trovato i miei appunti? Beh, non proprio. Che ne dici di questo? Chi è questo? Ippocrate! Mi dispiace, i tuoi appunti sono andati distrutti, ma ho tutto nella mia testa. Allora è tuo dovere aiutarmi a salvare la vita di quest'uomo. Ce la farà. Vorrei dire lo stesso del mio paziente. Quale paziente? La tua amica Mistios mi ha attaccato nel bel mezzo di un'operazione. Era l'unico modo per farlo venire alla svelta. Hai salvato il mio paziente, ma il suo non meritava questo destino. Almeno oggi un'anima è stata salvata. Se abbiamo finito, mi metto a trascrivere ciò che ricordo dei tuoi appunti, Ippocrate. Farò visita ai sacerdoti per avere informazioni su mia madre. Vieni con me, è stata una giornata dura. L'alimentazione è fondamentale per preservare la buona salute. Cosa può fare davvero una mela? Beh, una al giorno toglie il medico di torno. Ma passiamo alle cose serie. So perché sei qui. Stai cercando tua madre. Ti ricordi di lei? Ero giovane. Non sapevo come aiutarla e l'ho congedata. Ma la determinazione e la disperazione che ho visto nei suoi occhi non sono mai riuscito a dimenticarla. Dopo quel giorno, giurai ad Apollo che non avrei mai più allontanato un solo paziente e che avrei dedicato la mia vita alla medicina. Il coraggio di tua madre mi restò impresso. Sarebbe felice di saperlo. Mandai tua madre al santuario di Asclepio. Di al sacerdote anziano che presto una cura per la malattia sacra sarà disponibile per tutti i pazienti. Forse acconsentirà a parlarla. Grazie di tutto, Ippocrate. Vado subito da lui. Perfetto ragazzi, quindi abbiamo ottenuto una testimonianza da Ippocrate riguardante nostra madre e quindi ora chiameremo il nostro fidato Phobos, che se non ammazza un po' di gente, e quindi eccoci qua ragazzi. Allora, scusate, prima andiamo sulle nostre missioni. Allora, chiudiamo il capitolo delle ombre, si riaprono sempre quando ricarico le partite. I sacerdoti di Asclepio, ecco qua. Quindi, mappa. E ora, ottieni informazioni dei sacerdoti del santuario di Asclepio. Il santuario si trova in Argolide, è al centro della Valle dei Sogni e è a ovest del campamento militare di Trezene. Quindi, questo non è l'accampamento che ci riguarda. Quindi, allora, Valle dei Sogni, ragazzi. Cerchiamo la Valle dei Sogni. Eccola qua. Come vedete non è difficile, perché abbiamo già un mucchio di queste da fare. Le faremo tutte, perché sono tutte queste i sacerdoti. L'ho fatta anche in altra run, ma le rifacciamo insieme e vediamo come riusciremo a gestirla. La cosa. Ecco, una bella cavalcata notturna. Detta così è brutta, lo so, visto che stiamo usando una donna. Però, salve signore, mica lo volevo mettere sotto, si è buttato lui, eh.
Eppure questo, vabbè, okay, tutti pazzi in Grecia comunque. Devono arrivare uno con un cavallo, pare che non l'hanno mai visto prima. Allora, ecco qua, chiama Icaro. Allora, Icaro avrà più bersagli in questa zona, se ricordo bene. Quindi, eccoci al santuario di Asclepio, ragazzi. Vedete, altri bersagli per il nostro Icaro. E un altro bersaglio ancora. Tutte queste, ragazzi, le quest che vedevamo sono tutte da fare in realtà nella quest principale, quindi wow, niente problemi e avanziamo. Allora, innanzitutto un'arrampicata. Dio della medicina. Preferisco affidarmi a un medico che a un dio per guarire. Salto un po' strano, però saliamo, e visto che abbiamo fatto 20 episodi, abbiamo fatto cifra tonda. Io direi di salire sulla statua, sull'alloro, e sincronizziamoci. Ora, perdiamo qualche attimo e usiamo il nostro Icaro per vedere se c'è qualcosa da prendere in questa zona. Mi sembra una zona... Ecco qua, vedete, questa è una zona guardata dai nemici. Però, almeno se andiamo lì dentro sapremo come cavarci, anche perché ci dovremo andare lì dentro dopo. Allora, innanzitutto abbiamo una nostra bacheca qua. Vediamo se c'è qualcosa di extra per noi. E abbiamo anche i cimeli di famiglia, che è una quest che farò quando non clippiamo, 21 ore per farla. Che ci dà 10 dei oricai, che al momento ne abbiamo 18, come vedete, quindi... Ok, da chi andiamo per primo? Ce n'è uno vicino a 100 metri. Allora, eccoci la locanda. Questo sta facendo un'opera di scultura, o forse era così che si scriveva all'epoca, nell'antica Magna Grecia, quindi. Salute, giovane. Sei qui per offrire un sacrificio da Asclepio? No, ma cerco una donna spartana che potrebbe averlo fatto. La grande dea Era guida molte madri fino a questo luogo sacro. Non credo di poterle ricordare tutte. A che cosa servono queste lastre di pietra? Questi sono dei registri. Teniamo traccia di chiunque passi di qua, le loro malattie, le cure, in modo che la gloria di Asclepio venga celebrata. Allora non mi serve la tua memoria. Devo solo trovare la pietra giusta. Sì, certo. Molto saggio. Se solo avessi il tempo di aiutarti. Ti farò del male. Mia madre venne qui. E se non vuoi che imbratti queste pietre con il tuo sangue, mi dirai ciò che sai. Ti prego, è colpa di Criside. Ha detto che chiunque parli con l'ombra dell'aquila incontrerà Ade molto presto. Allora non parlare. Portami solo alla pietra che mi serve. Seguimi. Presto, dobbiamo agire con prudenza. Fai strada. Allora, ecco qui, segui missione, inciso nella pietra, segui l'anziano sacerdote. Abbiamo minacciato. In che razza di santuario i sacerdoti non sono al sicuro? I tempi sono cambiati, ombra dell'aquila. E Criside è la donna che stava minacciando l'assistente di Ippocrate, se vi ricordate, quell'anziana che appunto diceva di voler dar fuoco al tempio, alla clinica di Ippocrate. La grande rivolta degli Eloti. Dovevi essere solo una bambina. Non mi serve tutta la storia, solo alcuni dettagli. Parla di una donna con la gola piena di vermi. Asclepio le staccò la testa per rimuoverli.
e gliela riattaccò nel sonno. Non mi sembra la storia che cerco. Chissà che cosa penserebbe Ippocrate di queste terapie. Ippocrate è un bravo guaritore. Prometteva così bene. Prometteva? Guarisce un sacco di persone. Ha troppa fede nelle proprie capacità e non abbastanza nell'idea. Quando si tratta di vita o morte, preferisco la concretezza. Tutte le testimonianze sono così bizzarre. Al giorno d'oggi gli scrittori come Tucidide, Euripide, il petulante Aristofane mirano al realismo. Ma ciò che ispira davvero è la grandezza, la magia, gli dèi. Però ragazzi, qua evitate di prendere il cavallo, perché tanto lui scende a breve, quindi è inutile prendere il cavallo qui. Infatti stavolta rispetto alla Taran non l'ho preso. Questa parla di un uomo con diverse ferite da spada. Un branco di cani l'ha leccato per ripulirlo e... Eureka! Ecco i migliori amici dell'uomo. Non ho speranza. Queste storie servono a dare speranza, ombra dell'aquila. Ma sto perdendo la mia. Parlami di Criside. Fu una donna potente e molto pericolosa, ma non è sempre stata così. Fu abbandonata qui da bambina e adottata dai sacerdoti che le insegnarono a rispettare gli dèi. Imparava in fretta, aveva una volontà di ferro. Ben presto furono i sacerdoti ad ascoltare lei. Era molto amata, ma il suo cuore è colmo di una rabbia implacabile. Quando i suoi metodi sono diventati folli, chiunque si sia opposto a lei è stato... È stato cosa? Ho già detto troppo. E questa qui, invece? Fammi indovinare. Parla di una donna cieca e dei serpenti che le hanno leccato gli occhi. Dice Spartana. Venne con un bambino. Implorò gli dèi perché avessero pietà. E perché è stata cancellata? Questa conosco a memoria. La donna spartana giunse qui sporca e insanguinata. La curammo. Le offrimmo cibo e un bagno caldo. Dopodiché se ne andò. Dove lo ignoro. Il bambino non poté essere salvato. Qualcuno sa dove può essere andata? Ci hanno visto. Incontriamoci più tardi vicino all'olivo di Eracle, all'ingresso del santuario. Forse ho qualcosa per te. Cosa abbiamo qui? Un sacerdote e una mercenaria che vanno a passeggio. Che gli dèi siano con te, Pleistos. Stavo andando agli archivi quando mi sono imbattuto in questa Mystios. Ah sì? E di cosa parlavate in modo così concitato, se posso chiedere? Allora, stavo cercando le terme, mentiamo. Gradirei fare un bagno per pulirli. Questo gentile sacerdote mi stava mostrando la via per le terme. Sì, proprio così. Le terme sono da quella parte. Ora, se volete scusarmi. Le terme sono per i malati, non per ripulire mani insanguinate. Vattene subito. Ma una spadata nelle gengive la vuoi, già che ci sei, cioè, dimmi te. Dunque, allora ragazzi, io andrei a naso e prenderei quel che è troppo, via. Muoviamoci verso la prossima quest. Anche se però lui aveva detto che... Aspettate, inciso nella pietra, possiamo fare quello senza fare le altre missioni? Ottiene informazioni del sacerdote santuario, quindi sostanzialmente dobbiamo farle tutte. Mi stavo sbagliando io, scusate. Se sei qui per il bagno purificatore, dovrai tornare un'altra volta. Sono in cerca di informazioni. In questo caso puoi andartene all'Ade. Sto cercando una donna spartana passata da qui molti anni fa. La tua aquila ti ha defecato nelle orecchie? Ho l'ordine tassativo di non parlare con i mercenari.
di non parlare specialmente di donne spartane o bambini feriti. Però bada come parli. La mia aquila ti strapperà la lingua, sacerdote. Perdonami, non la lingua, non come Midone. Criside ha proibito a tutti di parlare con l'ombra dell'aquila. Però così. Parlami della donna e di suo figlio e non ti annegherò nelle tue terme. Che cosa ne dici? Ti prego, no! C'è già un cadavere lì dentro. Di che stai parlando? Serpenti! Serpenti? Sono dappertutto. Devono essere fuggiti dalla Tonos. Li teniamo per alcune terapie, ma hanno invaso le terme. I serpenti hanno ucciso qualcuno. Un paziente si stava purificando quando li ho visti. Pare che avesse il terrore dei serpenti. C'è rimasto secco. Ora i serpenti hanno fatto di lui la loro tana. Però che bello. Il tuo problema con i serpenti. Mi dirai quello che mi serve? Oh, certo che sì. Il bagno purificatore è fondamentale per la guarigione. Cosa ha a che fare un bagno con la guarigione dei malati? Asclepio appare solo nei sogni dei puri. Quando un malato arriva, offre un sacrificio e purifica il proprio corpo nelle terre. Solo allora può riposare nel lavabo, dove Asclepio gli appare in sogno e lo guarisce. Ma come hanno fatto i serpenti a fuggire? E perché ce ne sono così tanti qui al santuario? È colpa di Dorella! Doveva rinchiuderli nella Tonos. Servono a curare i pazienti malati di me. Le loro sono come baci di vita. Però farò sparire quei serpenti in un batter d'occhio. Icaro apprezzerà un buon banchetto. Cerca di non ucciderli. Doreio andrà su tutte le furie se i suoi serpenti sacri muoiono. E allora come posso liberarmene? I serpenti sono attratti dal calore delle terre. Bagnali con l'acqua fredda e torneranno strisciando da dove sono venuti. C'è un condotto sotterraneo che può esserti utile. Mi occuperò del tuo problema con i serpenti. E poi mi dirai quello che mi serve. Il vecchio sacerdote si nasconde vicino all'albero. Allora, dunque, seguire la missione, occuparci dei serpenti, ragazzi. Io sinceramente non so come bagnare i serpenti con l'acqua. Forse bisogna raccogliere un'anfora e bagnarli, non lo so. Quindi vediamo. Allora, il vecchio sacerdote era vicino all'albero, quindi è pronto a parlarci. Allo stesso tempo perché siamo venuti qua? Zona d'esplorazione. Raccogli. Ecco il condotto. Aprendolo le terme dovrebbero inondarsi, eliminando i serpenti. Ah. Ok, quindi era così semplice, poteva farlo anche lui, il sacerdote, non c'era bisogno che andavamo noi a girare un rubinetto dell'epoca della Magna Grecia, così. Nella Taranni li abbiamo uccisi i serpenti, qua abbiamo fatto così. Adesso godetevi la scena perché... Allora? Le terme sono libere dai serpenti? Ho inondato le terme con l'acqua fredda. Che liberazione! Beh? Beh, cosa? Mi sono occupata dei serpenti. Ora mi devi parlare della donna spartana e del bambino. A dire il vero non so nulla. Accadde prima che io arrivassi qui. Midone sa qualcosa, ma non ti dirà nulla. Non dirà nulla a nessuno. Ah, che simpatico! Ma una coltellata nella schiena gliela possiamo dare. Almeno ho un nome. Midone. Le terme sono libere dai serpenti, da quando le hai ripulite. I nostri pazienti ti ringraziano. Care grazie, allora. Allora. Dunque, dovrebbe esserci un'altra quest qua in alto, ragazzi.
Eccola lì, ce la sta traccando, come vedete la nostra bussola. E questa qui serve anche lei per conoscere meglio i... Vi consiglio di fare, infatti la faremo insieme. E ci allontanerà un po' dal santuario anche come quest, però... Ora andiamo qui in queste tende di malati. C'è gente che si mena, ma noi... Che Asclepio le risparmi la sofferenza. Ce la farà. Non senza l'aiuto degli dei. Ultimamente molti ateniesi sono giunti in Argolide, ma in pochi hanno fatto ritorno. Questa povera ragazza ha la stessa malattia. Cerco informazioni. Sto cercando informazioni su una donna spartana passata da qui. Mi hanno parlato dell'ombra dell'Aquila. Una criminale spietata, dicevano. Credi che sia saggio negare a una criminale spietata le informazioni che cerca? Il mio compito è curare gli ammalati. Aiutami a ottenere l'attenzione degli dei e ti dirò quello che so. Che cosa ti serve esattamente? La sua malattia non sembra aver cura e sta peggiorando. I nostri sacrifici non sono riusciti ad attirare l'attenzione degli dei. Abbiamo sacrificato Maiara, Kava, tutto inutile. Serve un animale il cui sangue soddisfi Asclepio. Che animale ha in mente? Pare che un toro dal manto bianco come la neve si aggiri intorno al santuario. Vai a ovest, verso la costa. Conducilo qui vivo e offriremo agli dei un sacrificio che non potranno ignorare. Questa terra è vasta. Puoi essere più preciso su dove trovare il toro? Ho sentito che pascolava sul monte Corife, vicino alle rovine di Asini. Se hai intenzione di tagliargli la gola, perché il toro ti serve vivo? Non si tratta solo di tagliargli la gola. Prima gli versiamo dell'acqua sulla testa. Se annuisce, possiamo procedere. Dei, mortali e animali devono tutti acconsentire al sacrificio, o esso sarà impuro. Per salvare così tante persone, avremo bisogno del sangue, delle ossa e del grasso dell'animale. Parlami di Criside. Sta terrorizzando tutti quanti. Le insegniamo tutto ciò che sapevamo sulla guarigione e sugli dei. Ma poi trova altri insegnanti, persone mascherate. La cambiarono, indurirono il suo cuore, diventarono i suoi dei. Troverò il toro. Quindi avete sentito, probabilmente non si è venuti qua perché probabilmente Criside fa parte della setta, ragazzi. Quindi ora ci muoveremo, chiamiamo il nostro fidato Phobos. Si stanno picchiando ateniesi e spartani, ma è tutto completamente normale. E attenzione, allora, il toro sacro è in Argolide, il toro pascola nella parte settentrionale del Monte Corife, quindi, dove lo vedete il Monte Corife? Ecco qua, abbiamo una sola icona, quindi, però qui abbiamo una taglia per i soldati ateniesi, quindi attenzione, muoviamoci qua verso l'unica icona che abbiamo. Forse saremo fortunati, ragazzi, e potremo trovare il toro. Io la butto lì, poi non mi ricordo esattamente il punto in cui dobbiamo andare, ma lo facciamo insieme e vediamo di arrivarci. Allora, curva. Come vedete sto sempre... Ecco qui, bersaglio vicino chiama Icaro. Eravamo giusti come deduzione. Il bianco. È troppo tardi. Dai, adesso andiamo. Ah, che l'abbiano già ammazzato, quindi è troppo tardi. Ecco qui, le rovine di Asine. In questo luogo, ragazzi, troveremo il toro bianco. L'altra volta nella Trugen Pie siamo arrivati dalla zona bassa, qua arriviamo dalla zona alta. Quindi ispezioniamo bene tutta la zona con il nostro... C'è qualcosa anche di qua, ma... Ecco, non è nulla che ci interessa ai fini. Ecco, continuano a telefonarmi, ma sono quei fastidiosi dei call center sicuramente, che chiamano a quest'ora di sera quando uno torna dal lavoro, anche se io oggi non avevo turno al lavoro, possono essere solo loro. Ah!
Vediamo di liberarci da questo che ci ha notato, che non l'avevo visto col volo di Icaro. Vediamo, nessun altro sa della nostra presenza. Questo andrà assassinato probabilmente con l'assassino caricato. Proviamo. È andata bene, ragazzi. Perfetto. Allora, siamo quasi a tempo limite, quindi io quasi quasi vi saluterei qui. Vi ringrazio di aver visto il gameplay di Assassin's Creed Odyssey, la 20ª parte. Liberiamo questo povero cristiano, che poraccio l'hanno messo qua. Ecco qui. Un leone che arriva così, perché che non è leone, è cane fifone, ma non so in quanti guardavano quel cartone animato, ci guardava la mia fidanzata, mi sembra. Fatemelo sapere nei commenti se conoscete leone e cane fifone. Comunque, questo leone ci ha salutato. Vi ringrazio di aver visto tutto, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Mettete like o dislike, oppure iscrivetevi al canale, mi farebbe veramente piacere. Ecco il poveraccio, il nostro Thor, vedete che è schiattato e niente. Oh. In qualche modo completeremo la quest, anche se adesso non c'è ben più Thor da portare là, che annuisce, dopo gli mettono l'acqua fredda in testa e lui dopo dice sì, ammazzatemi pure, no, perché è una cosa divertente che mi ammazzate. Alla prossima, ragazzi, ciao ciao da Sion, ciao ciao.